Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon martedì a chi ci segue e buon martedì a Francesco Gaglietti che è già in collegamento. Buongiorno Francesco. Ciao Daniele, tutto bene? Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Francesco Gaglietti che va ringraziato in modo speciale perché ci ha accompagnato lungo tutto il mese di agosto. Mese di agosto che, diciamo, finisce oggi e finisce male. Ecco, se i giornali d'agosto avevano subito un po' di stanchezza fisiologica e poi erano stati appesantiti dalla cupissima vicenda afghana da Ferragosto in poi, oggi c'è una torsione che, diciamo, non rassicura per niente. La verità aveva ammonito da settimane contro il rischio di un settembre nero, di un clima benefico. Eccoci qua. Per chi non se ne fosse accorto, oggi l'impatto è terribile. Allora, diciamo che ieri, da un lato, sono accadute delle cose molto brutte e inescusabili. È stato aggredito un videogiornalista di Repubblica, è stato inseguito il professor Bassetti sotto casa e questo è naturalmente inaccettabile. Come inaccettabile è ciò che si minaccia con un tam-tam social, per un verso delle assolutamente legittime manifestazioni davanti alle stazioni ferroviarie, però tutto trascolora nell'illegittimo se si parla di blocco ferroviario, di far pagare il conto a turisti, viaggiatori, passeggeri che hanno tutto il diritto di viaggiare. Dall'altra parte, e non è meno preoccupante, però giornali che soffiano sul fuoco, che criminalizzano anche il ove questo assuma forme ragionevoli. Stamattina il Messaggero lancia la proposta della Regione Lazio, far pagare la terapia intensiva a chi non si sia vaccinato e ci finisca. Insomma, c'è quasi, ieri sera in televisione, persona, diciamo, solitamente più pacata, ha evocato e invocato Bava Beccaris, che era quello, diciamo, che fece sparare sulla folla. Insomma, il clima è francamente orribile, partiremo da qui e non sarà un bel leggere. Poi c'è l'Afghanistan e poi un po' di politica interna, ma oggi francamente debole. Chiuderemo con un pezzo tutto da leggere di Camilla Conti su Montepaschi e assetti bancari. Le aperture, la verità. Da domani vedremo i sorci verdi, 24 ore al Green Pass duro per scuole e trasporti, contraddizioni, caos controlli, intoppi burocratici, proteste previste nelle stazioni. Il rafforzamento dei divieti dal 1 settembre si annuncia complesso e poco giustificato sanitariamente e va ancora risolta la battaglia del lasciapassare sui luoghi di lavoro, così la verità. E tra chi soffia sul fuoco, Libero, incredibilmente, criminali Novax, questo è il titolo, e Sallusti parla dei cattivi maestri come mandanti, quindi chi dissente è un mandante di chi fa violenza, così Sallusti, il Corriere della Sera, ci porta in Afghanistan, il ritiro tra i razzi dell'ISIS e sotto la testata aggressioni a medici e giornalisti, allerta Viminale sui Novax. Il Fatto Quotidiano, strage, Biden sapeva, 6 bimbi uccisi dagli USA. Il giornale vira sull'economia e con preoccupazioni, in questo caso condivisibili, resta il reddito 5 Stelle e tornano le tasse, il tema delle cartelle. Il Tempo su non solo Letta che non ha il simbolo del PD a Siena, ma sulla crisi complessiva del PD, vergogna democratica, 3 segretari andati in altri partiti, 2 a fare un altro lavoro, Zingaretti via schifato e Letta rifiuta il simbolo. La Stampa, ONU e UE, no ai corridoi umanitari e sotto la testata botte e minacce, violenza, no pass. Repubblica sul preannuncio di speranza, Green Pass per gli statali. Naturalmente questo non semplificherà la situazione. E infine, come annunciato, il Messaggero, il piano della Regione Lazio, i Novax si paghino le cure. E va bene, si fa per dire, incamminiamoci piano piano. Allora, la verità ha una serie di pezzi da guardare. Il pezzo di chi vi parla è, diciamo, il preannuncio di quello che si prepara da domani, casino sulle scuole e nelle università, casino nei trasporti, con paradossi per cui nei trasporti a lunga percorrenza, dove ognuno ha il suo posto e c'è un certo distanziamento, ti chiedono il Green Pass, e invece sui bus e nelle metropolitane urbane no, e sarà
Mucchio selvaggio. Carlo Tarallo sulle disavventure di chi è guarito o si è vaccinato con l'eterologa ma ha problemi ad avere il Green Pass. Francesco Bonazzi sul tema dei salivari a scuola, finalmente ci sono delle aperture ma con l'inganno, cioè sostanzialmente viene semplicemente prospettata come un'operazione di testa a campione. Appena 100.000 test al mese, quando la Francia ne farà 600.000 a settimana, quindi occorrerebbe invece una cosa a tappeto. E infine, ma è da qui che ci incamminiamo, Francesco Borgonovo, equilibrato e a me pare molto condivisibile, sulle doppie violenze inaccettabili. Si respira un'aria cattiva, di certo non si può rimanere indifferenti quando si vedono gazebo assaltati, giornalisti presi a pugni, medici minacciati. Le generiche condanne a mezzo stampa e le manifestazioni fotocopiate di solidarietà valgono poco, ma è ovvio che episodi come le intimidazioni al professor Bassetti, le botte a Francesco Giovannetti di Repubblica e l'assedio al banchetto 5 Stelle non debbano più ripetersi. Questo è l'incipit a scanso di equivoci di Borgonovo, che poi però aggiunge: ma se non si vuole essere ipocriti, bisogna condannarla tutta la violenza, senza distinzioni pelose. Dunque, se va disapprovata la violenza fisica attribuita ai Novax, vanno parimenti rifiutate la violenza verbale e l'oppressione sottile che caratterizzano in questi giorni la gran parte del dibattito pubblico. C'è violenza, ad esempio, anche nel dire che si debba lasciare senza stipendio l'insegnante e il lavoratore senza Green Pass. C'è violenza nel sostenere che chi non è vaccinato debba restare chiuso in gabbia come un sorcio o debba pagarsi le cure. C'è una strisciante forma di sopraffazione che ormai è esercitata con regolarità dalla maggioranza dei politici e nei commentatori. Consiste nel combinato disposto di livellamento e patologizzazione del dissenso. Funziona più o meno così: prima si etichetta chiunque ponga domande o avanzi critiche come un Novax, e poi si dice che i Novax sono fuori di testa e perfino violenti. Francesco, la domanda è: io sono uno straniero, leggo i dati. Il 70% degli italiani ha già avuto la doppia dose, l'80% ha avuto almeno una dose, l'87% degli over 60 è vaccinato, il 90% dei professori è vaccinato. Ma perché si vuole invece incendiare il clima da una parte e dall'altra? Daniele, secondo me nel nostro dibattito siamo arrivati subito ai titoli di coda, ma sono stati rimossi degli elementi importanti. Cioè, noi mesi fa svolgevamo ragionamenti molto diversi. Prima di tutto noi eravamo convinti che questa pandemia, come tante altre nel passato, a un certo punto avrebbe perso vigore. Cioè, si sarebbe attenuata, sarebbe diventata, diciamo così, una endemia. Sarà rimasta tra di noi, ma in forme molto meno micidiali, no? Come si è visto tantissime altre volte nel passato. Così non è stato. Il Covid ha cambiato, mutato continuamente forma, le varianti, e non accenna minimamente a smorzarsi. E quindi una cosa che noi all'inizio non avevamo presente quando ragionavamo di vaccini e cose del genere era che, lasciato a se stesso, il Covid stermina l'umanità. Questo è lasciato a se stesso, non è che si affievolisce. Questo è il primo elemento che è stato completamente rimosso dal dibattito collettivo. Un altro elemento, invece, molto importante, a sua volta rimosso dal dibattito collettivo, è il vaccino stesso. Cioè, sullo stesso vaccino, sulla sua efficacia, sui suoi risultati, le idee non erano granché chiare all'inizio. C'era l'idea che vaccinandosi uno proteggesse, oltre che se stesso, anche il prossimo. Invece è venuto fuori in corso d'opera che è ottimo come protezione per se stesso, per il vaccinato, salvo purtroppo sparuti casi statistici di contraffetti. Ma non mettere riparo il prossimo, cioè uno può non avere sintomi perché il vaccino lo protegge dai sintomi, ma può essere un vettore di contagio per il prossimo. Tutti questi elementi qui sono super importanti, ma sono stati completamente rimossi. E quindi tutta una serie di argomenti che trattavamo mesi fa, l'immunità di gregge, in realtà sono stati sconvolti da quello che è avvenuto. Sono stati sconvolti dal fatto che il Covid non si attenuasse e soprattutto che il vaccino non riparasse il prossimo, ripara solo il diretto interessato, e che quindi fosse di colpo estremamente importante aumentare drasticamente la platea rispetto a quello che era inizialmente previsto. All'inizio
all'inizio non ragionavamo affatto su platee vaste o totali, eravamo convinti che bastasse una certa frazione, x% della popolazione, a assicurare la cosiddetta immunità di gregge. E tutto questo è saltato. Purtroppo, saltando dal dibattito pubblico, ci ritroviamo invece a una radicalizzazione del dibattito, di cui cominciamo a scorgere i primi frutti, no? Botte, intimidazioni, nervi tesissimi, accuse, insomma. Per fortuna anche tu e io, anche avendo idee diverse, riusciamo a discuterne civilmente. A maggior ragione proprio occorrerebbe la regoletta minima, tutti rispettino tutti. E invece, guarda, anche cambiando ambito, oggi ne scrive molto bene Adriano Scianca sulla verità e il dibattito sulle foibe. Ieri un ex parlamentare di sinistra italiana che si chiama Giovanni Paglia ha vergato questo incredibile tweet: ammazzare migliaia di fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale è stato giusto e doveroso, ci ha restituito la libertà. Il fatto che Giorgia Meloni si scandalizzi per questo la qualifica per quello che è da sempre. Siamo all'apologia dell'assassinio politico, cioè se il livello del dibattito è questo, tu la pensi diversamente da me, dunque l'assassinio politico, si può dire e fare qualunque cosa, no? Beh, sì, è la vecchia barzelletta italiana sulle fissazioni italiane, no? E il ruolo dell'elefante nella resistenza, cioè ciascuno parte con delle posizioni drastiche sul piano politico e il dibattito vaccinale non è che un pretesto per scaricare odio accumulato per decenni grazie a questo dibattito qui. Quindi sì, noi abbiamo da sempre nella nostra scena politico-culturale una intolleranza di fondo nascosta, improntata per bene, che però riemerge appena scorge un pretesto per farlo. E volete quattro conferme? Una ve l'abbiamo evocata, Alessandro Sallusti, che parla niente meno che di mandanti e di cattivi maestri. Sallusti ha avuto una torsione, come dire, assolutamente così, estremistica, incomprensibile. Marcello Sorgi sulla stampa: quanto ai giornalisti è accaduto altre volte che abbiano subito minacce per il solo fatto di svolgere il loro lavoro. I precedenti riportano agli anni del terrorismo, quando non alla criminalità organizzata. E questo non depone certo a favore dei Novax più radicali. Ora, chi ha preso a pugni il cronista di Repubblica va punito severamente e deve pagare per tutto ciò che ha fatto, ma evocare il terrorismo o la mafia mi sembra francamente fuori misura. Ma non basta, la Di Cesare, nella pagina dei commenti sulla stampa: lo spazio pubblico si chiude, certo, si può capire che questa chiusura non sia indolore. Vedremo presto le molteplici, forse drammatiche, conseguenze di ciò, da quanti non potranno viaggiare a quanti verranno sospesi sul lavoro, ma occorre chiedersi a chi vada imputata questa situazione. La risposta è semplice: a quei cittadini che in tempi di pandemia grave hanno rifiutato un diritto che è stato loro offerto, il diritto al vaccino, sottraendosi al dovere di preservare insieme il bene della salute pubblica. Sono questi cittadini a essersi autoesclusi dallo spazio pubblico. E qui, Francesco, c'è proprio l'equivoco che tu evocavi, no? Il vaccino come cosa buona per gli altri. Ma davvero dobbiamo discutere sull'esclusione di qualcuno dallo spazio pubblico? Chiamate i pompieri, vorrei dire, no? O invece si va avanti con taniche di No, benzina? sì, ma non ci sono precedenti storici. Non ci sono precedenti storici probabilmente perché questo tipo di virus non ha proprio precedenti, il che conferma i sospetti di chi lo vede costruito in laboratorio, sintetizzato, perché altrimenti sarebbe andato come le altre volte storicamente. E tutte le aspettative che avevamo sono state puntualmente smentite e purtroppo adesso siamo arrivati veramente a queste follie di dibattito in cui un popolo, tutto sommato, messo meno peggio di tanti altri, è pronto quasi alla guerra civile, quantomeno a parole, ancora una volta. Senti, abbiamo ancora quattro cose prima di chiudere questa pagina e passare all'Afghanistan. Su alcune sorrideremo, su altre sorrideremo meno. Francesco Merlo è qui.
Già uno ha la sensazione di trovarsi, non so se a Capalbio o altrove, e che nella rubrica delle lettere, rispondendo a una lettrice che gli chiede: caro Merlo, perché il cliente della ristorazione deve mostrare il Green Pass, ma non ha nessuna garanzia che il ristoratore sia vaccinato? Qui la lettrice pone una contraddizione oggettiva che si presta a risposte diverse. Risposta di Merlo. Al ristorante ho preso l'abitudine di chiedere gentilmente a chi ci serve se è vaccinato. Per ora i Novax hanno la fierezza di esibirsi, prima o poi diventerà vergogna. E quindi diciamo, beh, occhio al cameriere che serve Merlo, che sarà sottoposto a questa specie di controinterrogatorio iniziale. Scherziamo, ma. Invece, Francesco, le cose più serie e preoccupanti. Allora, Repubblica anticipa l'intenzione di Roberto Speranza, si può partire dai dipendenti pubblici, quindi sostanzialmente estensione del Green Pass al pubblico impiego, ma diciamo, la cosa più grossa della giornata è l'apertura del Messaggero con il piano della Regione Lazio. I Novax si paghino le cure, le spese per le terapie intensive a carico dei non immunizzati. Qui però occorrerebbe fare un po' di chiarezza, perché indipendentemente dal fatto che uno sia vaccinato come noi o non vaccinato, eccetera, la sanità la paga già con le tasse. Allora che facciamo? Esentiamo qualcuno anche dalle tasse? Oppure stabiliamo che se uno mangia troppi grassi e poi avrà problemi di colesterolo alto, gli facciamo pagare le cure? Oppure uno che è fumatore e quindi è esposto a problemi polmonari, gli facciamo pagare le cure? Che facciamo? Lo Stato adotta degli standard sanitari come martello fiscale ed etico? Purtroppo quello che tu descrivi è un fenomeno non più in potenza, ma è, come dire, Aristotele in atto. Cioè c'è la tendenza a scaricare esternalità vere o presunte sulla tassazione, no? Vedi la sugar tax che parte esattamente dai presupposti che dici tu, presupposti sbagliati. Comunque l'idea è chi consuma cibo, chi beve bevande zuccherate ha una probabilità maggiore di contrarre patologie, mette più sotto stress della media il sistema sanitario, deve pagare di più di quanto già non paghi, no? Questo è un presupposto ovviamente folle, tutto da dimostrare, è un abuso di imposte di scopo. E qui quello che hai nominato tu è un palese strafalcione, sono sicuro che non reggerebbe per un istante al vaglio di un costituzionalista. Non per un istante, ma soprattutto ancora una volta, come dire, se la prende con individui a cui magari quelle stesse autorità avrebbero dovuto spiegare come mai adesso c'è bisogno di qualcosa che mesi fa non si credeva necessario. No? Cioè, c'è un salto logico che non si risolve coartando gli individui, ma spiegando per bene che cosa è successo, che cosa si pensava, cosa non è avvenuto, quali sono i rimedi. Cioè, la cosiddetta education funziona parecchio meglio del carabiniere che picchia all'uscio, però questo ovviamente nel caso del Lazio, attrazione PD, anzi direi PD laziale è il più rosso dei vari PD, e questo non passa neanche per. Certo. Va bene, ancora tre segnalazioni. Ah, due dalla verità, imperdibili. Alessandro Rico che racconta, assolutamente nulla di illegittimo, ma trasparente informazione, una serie di finanziamenti di cui ha beneficiato, secondo i destinatari, per assolutamente regolari consulenze e corsi, la Fondazione Gimbe, e da una parte di soggetti farmaceutici, eccetera, e dice Rico, è giusto saperlo. E poi un bel approfondimento, un bel corsivo di Boni Castellane sulla fiducia eccessiva, positivista e progressista nella scienza, la evocazione di Comte come, diciamo, punto di riferimento, magari mi permetto di dire inconsapevole di alcuni. Ma chiuderei questa lunga pagina, Francesco, con una cosa: ognuno ha le mie fissazioni, ha le sue fissazioni, quindi ti prego di confutarle se credi. Ma a me pare che tutto questo dibattito sia una grande arma di distrazione di massa rispetto alle cose che
il governo nazionale e regionale doveva fare e non ha fatto. Ora se ne accorge anche Giorgio Paludel, CTS, sentito da Margherita De Bac sul Corriere della Sera. Ma guarda, i mezzi affollati di ragazzi saranno un punto critico. Fanno paura i trasporti pubblici? È la domanda. Sì, è la risposta. Specie nelle aree metropolitane, gli osservati speciali sono i mezzi di trasporto affollati di studenti nelle ore che precedono l'inizio delle lezioni. Si sapeva, eppure non si è provveduto ad aumentare veicoli e corse né ad applicare la turnazione didattica per sfoltire gli assembramenti. Eh no, Francesco, però questo è francamente troppo. Siamo al 31 agosto, tu ed io, la verità, poche voci. Da 6 mesi ci sgoliamo a dire accordi con i bus turistici, accordi con le scuole private per le aule, scaglionamento degli ingressi, turni mattina e pomeriggio, e adesso il 31 agosto dice, i mezzi pubblici saranno un problema, ma ci prendiamo in giro. Sì, e questo è un non voler vedere, cioè dietro questo dibattito arroventato pro vax, no vax, si è trovato il modo di occultare, di far passare in cavalleria dibattiti molto pratici, che non necessitano affatto di carica ideologica o livore, molto molto pratici, che però sono stati puntualmente negletti, o meglio, quando sono evocati in maniere bislacche. Io penso a Michetti, che su Attacca Roma e Ama ha fatto dei paragoni improvvidi, no? Se pensi al paragone con Ita l'altro giorno, no? Diciamo che non mi ha del tutto convinto. Comunque, ci sono aspetti molto pratici e che purtroppo non trovano spazio che dovrebbero trovare. Ovviamente, fate eccezione per noi e la verità e i pochi altri che nominate. Allora, trasferiamoci in Afghanistan. La situazione sul campo è delicatissima e la raccontano bene un paio di pagine sulla stampa, ma insomma, qualunque giornale sceglierete di acquistare vi darà soddisfazione da questo punto di vista, però è indubbiamente ben fatto il pezzo di Alessandro Barbera sulle difficoltà anche in sede ONU poste da Cina e Russia rispetto al piano franco-inglese sulle safe zones. Si era parlato ieri, ne avevamo dato conto nella rassegna, di una proposta a Macron, Boris Johnson, di avere delle aree, diciamo, a vario titolo protette per consentire, diciamo, una più ampia nel tempo operazione di voli di rientro, ma ci sono delle obiezioni, alcune politiche Cina e Russia, alcune anche pratiche, perché poi bisognerebbe dare delle liste ai talebani, operazione che già, diciamo, non ha funzionato benissimo. Ecco, Francesco, tu come la pensi su questo? Perché una delle cose, a mio avviso, per cui Biden è stato giustamente massacrato è stata proprio quella di fidarsi dei talebani dando delle liste, eccetera. Oggi qualcuno dice, guardate che anche le vittime civili del raid di rappresaglia americana potrebbero essere state provocate dal fatto che qualcuno ha segnalato agli americani gli obiettivi sbagliati. Ma come fa l'intelligence americana a non comprendere che pur essendo ISIS e talebani contrapposti, ci sono però delle zone grigie, si parlano, la rete Haqqani, e quindi può esserci un interesse comune loro a umiliare gli americani o a farli sbagliare tragicamente? Guarda, proprio questi giorni, chi lo segue lo sa bene, Edward Luttwak, come dire, uno degli esperti di strategia, un military intellectual americano che però, come dire, ha le sue radici in Europa e anche in Italia, no? È un ebreo rumeno che ha trascorso la sua adolescenza tra Palermo e Milano. E Luttwak prende di petto proprio questo aspetto. Lui dice: tra i fattori più disastrosi del ritiro dall'Afghanistan c'è la intelligence failure, cioè ci sono un fracco di cose che la massiccia comunità di intelligence americana o non ha visto, o se ha visto ha omesso di riferire ai propri danti causa politici. E l'elenco è sterminato, l'elenco a partire dalle reali condizioni delle truppe afghane, cosiddette truppe regolari afghane, no? Le quali avrebbero dovuto assicurare, come dire, quantomeno tempi più lunghi e dunque come dire, un esodo più ordinato degli occidentali dall'Afghanistan. Invece sappiamo tutti com'è andata, poche ore il tracollo. E gli elicotteri sui tetti delle ambasciate, no, come nei peggiori disastri.
che come dire, molti manco ricordavano perché sono troppo giovani. Ecco, è proprio questo il problema. L'intelligence o ci è o ci fa. Questo è il punto. Com'è possibile che non si rendesse conto della reale consistenza dei propri, quindi gli irregolari afghani, ma anche degli altri? Com'era possibile che non si rendesse conto dell'affidabilità della controparte talebana? Dai, su. E il quadro non è attenuato, ma è aggravato da alcuni commenti che si sono letti qua e là anche all'estero in questi giorni. Poi c'è chi in Italia, in modo zelante, diciamo, li ripropone. Andrea Nicastro sul Corriere della Sera. Ma non è Saigon, i vantaggi dell'addio. Insomma, va meglio che sia andata così. Non bastano le foto parallele degli elicotteri in fuga dai tetti delle ambasciate. Kabul 21 non è Saigon 75. Allora gli Stati Uniti persero un pezzo di mondo che avrebbero voluto tenere fuori dalla sfera di influenza comunista. Oggi con l'Afghanistan perdono poco o nulla, anzi, a lasciare la patata bollente talebana potrebbero perfino guadagnarci. Washington non è stata sconfitta, ha voluto perdere. Ma, insomma, Francesco, ma, si lascia una base operativa al terrorismo di ogni tipo, cooperante o confliggente al proprio interno. Si lascia uno Stato fallito in un'area delicata del pianeta. Si consente a guerriglieri di pianificare viaggi verso le capitali europee. E facciamo finta che sia andata bene. Che facciamo? Allora, qui, questo che hai appena detto è un esempio di indoramento della pillola. È un indoramento della pillola. Indoramento della pillola si può anche fare, ma non così. Beh, e com'è che si fa? E che ci vogliono molti condizionali, molti, come dire, dubitativi. Allora, intanto per cominciare, il vero aspetto taciuto è che, a differenza di altri imperi, gli Stati Uniti hanno dimostrato di avere una sorta di meccanismo di orgoglio per cui da una cocente umiliazione, come dire, deriva un moto, un sussulto. Abbiamo visto, la storia non è finita con Saigon. Gli Stati Uniti hanno saputo riprendersi da quel trauma, in qualche maniera metabolizzarlo e ritornare dove non erano nemmeno prima. Cioè, quindi a Carter ha fatto seguito Reagan. Ecco, questo è il vero insegnamento della storia americana che dovrebbe, come dire, darci speranza, non questo tipo di farneticazione. Perché onestamente che cosa avverrà da quelle parti nelle centrali, nessuno lo sa, nessuno lo sa. La stampa cinese, o la cinese, non la occidentale, è con toni fortemente dubitativi, nessuno ha le idee chiare su cosa possa venire fuori. Cioè, noi possiamo consolarci raccontando che abbiamo lasciato una patata bollente che bolliva nelle nostre mani, nelle mani altrui. Vero? E cosa succederà? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma non lo sa nessuno. Quindi, la vera, secondo me, l'unico vero aspetto che mi fa ben sperare è che gli americani, come dire, quando fanno figuraccia, poi hanno un moto d'orgoglio. Una cosa che ci consola è il bel pezzo di Claudio Antonelli che parte in prima sulla verità e poi gira all'interno rispetto a un dibattito che è già partito ieri, Borrell sul Corriere della Sera, ma insomma è da presumere che ci sarà la stagione autunnale dei convegni dedicata a com'è bella la difesa unica europea, ci vuole l'esercito europeo e finalmente arriva con un po' di realismo Antonelli a porre delle domande, come si può dare il via a un esercito unico se prima non si definiscono una politica estera unica e degli interessi finanziari condivisi? Nessuno mette in discussione l'importanza della difesa, ma chi comanderà i militari è la prima domanda da farsi. Senza una risposta ci saranno solo problemi. La gestione delle politiche economiche ha dimostrato quanti errori si sono compiuti. In campo militare gli errori diventano morti da trasportare in sacchi neri. Così, con grande durezza, ma a me pare con grande razionalità. Francesco, mi spiego con un esempio. Andiamo in Nord Africa, dove gli interessi geopolitici dell'Italia e della Francia sono evidentemente contrapposti, risorse energetiche, immigrazione. Se va un contingente europeo, al servizio di quale dei due interessi lavorerà quel nucleo di difesa? Sì, e poi soprattutto in base al dibattito al Parlamento finlandese, tipo, come dire, se sangue finlandese deve essere versato, sicuramente non in una zona che interessa francesi e italiani, no? Cioè, è un dibattito vecchio come
buco. Secondo me c'è un aspetto molto, molto in penombra. Cioè, allora, queste esplosioni di gioia per la difesa comune europea, intanto sono, come dire, ancora su un piano molto lirico, romanzato, ma poi soprattutto, allora, il primo fraintendimento. Non esiste un consenso europeo sulla difesa comune. C'è chi non ci sta, gli argomenti sono su per giù quelli che hai appena detto tu, cioè, come dire, di volta in volta toccherà versare del sangue e come dire, il sangue versato non sarà europeo, sarà di volta in volta francese, italiano, spagnolo, eccetera. Secondo aspetto, i tedeschi sono visceralmente contrari. È inutile che ci giriamo attorno, cioè, chi se lo dimentica, no, probabilmente lo fa di proposito, perché non c'è un solo giorno che la cosa non emerga con prepotenza nel dibattito tedesco. I tedeschi sono in letargo perché hanno le elezioni europee, ma questo non vuol dire che tu approfitti del loro letargo e Certo, che gli piaccia, ripeto, il comune europea. Quindi, come dire, prepararsi perché poco dopo le elezioni tedesche, ovviamente ci sarà il risveglio del sogno, cioè i francesi riusciranno a pompare sui giornali la loro idea per qualche mese, dopodiché i tedeschi si risvegliano, fine del gioco. bello. Senti, invece non c'è moltissimo sulla politica domestica, sulla politica interna, però quattro cose vanno segnalate. Ah, la prima è imperdibile, oggi non abbiamo tempo di leggerlo, ma mi permetto di consigliarlo anche perché è davvero scintillante. Maurizio Belpietro dice ciò che va detto della intervista di ieri di Giuseppe Conte, nella quale Conte, evidentemente un omonimo del Giuseppe Conte che aveva presieduto anche il Conte 1, si scagliava contro i decreti sicurezza, dei quali invece fece il testimonial in conferenza stampa esibendo il cartello di Salvini. E Belpietro, come dire, lo tratta come merita. Conte fa un'altra piroetta, spara sui decreti sicurezza che portano la sua firma. Invece il fondamentale, si fa per dire, collegio romano di Primavalle, dove ci saranno delle elezioni suppletive, si era candidato buttandosi avanti Palamara, sperando nel sostegno del centrodestra, che non ci sarà, perché invece alla fine ci sarà il candidato di Forza Italia che aveva perso quel collegio, tale Pasquale Calzetta. Poi, grande esegesi a cui si dedicano psicopoliticamente, ma se sei d'accordo, Francesco, noi potremmo sottrarci. L'esegesi, cosa voleva dire Emiliano quando in un'intervista il governatore pugliese ha fatto un elogio di Salvini? E tutti a dire: ah, che, perché? Cioè, forse è un esercizio al quale possiamo. Ma certo. Mentre non so se vogliamo sottrarci al, non so, al 14° intervento pubblico, ma temo di aver perso il conto, di Marcello Pera oggi sul Foglio per chiedere un'assemblea costituente, che di per sé è una cosa anche assai intelligente se fosse per esempio abbinata alle prossime elezioni politiche, quindi l'elezione contestuale di un Parlamento e di un'assemblea costituente. Ma invece no, Pera dice facciamola subito e posticipiamo l'elezione del Presidente della Repubblica al prossimo Parlamento. Qualcuno, i maliziosi, potrebbero dire, pensando a se stesso: ormai lo dicono tutti, è bene che Mario Draghi resti a guidarci fino alle elezioni del 23. Lo fa bene, lo fa da protagonista europeo indiscusso, lo fa a vantaggio di tutti. Extra Draghi, nulla salus et nulla pecunia. Non si può e non si deve cambiare. Ed è bene pure questo, ora dicono tutti, che anche Mattarella prolunghi ancora un po' il suo mandato, perché il tandem è rassicurante e perché la lotta per la successione nel 22 si preannuncia già un campo di aspiranti morti. Che si fa nel frattempo? Si fa la Costituente e poi il nuovo Parlamento elegge il professor Pera. È una lettura maliziosa questa che faccio io, o magari invece è condivisibile lo schema del professore? Ma guarda, io però rimango affascinato dall'elasticità pazzesca della nostra Costituzione. Qua siamo passati dal eleggiamo Draghi tout court, choué, già nel febbraio dell'anno prossimo, al diamo un secondo mandato a Mattarella, ma in qualche maniera proviamo a arginare la durata di questo secondo mandato, che non deve essere piena, deve essere a tempo. Come si fa a mettere dei paletti a Mattarella nel caso rimanesse ancora un giro, non vogliamo che rimanga un intero settennato? Adesso, meraviglia delle meraviglie, l'extension, come far durare di più il settennato che ha gli sgoccioli? Io credo che i problemi
ne abbiamo altri, per esempio il maledetto semestre bianco. Il semestre bianco è un abominio, e prima di Certo. pensare a un'extension con la scusa di una costituente, io penserei a qualche modo per disfarmi del semestre bianco, che, come dire, è un elemento di caos, di Non entropia dubbio, certo. pazzesco, che è, come dire, inchiodata nella nostra Costituzione. Francesco, ci restano 2 o 3 minuti che dedichiamo a un pezzo intelligente e coraggioso, come sempre le capita, di Camilla Conti, che parte in prima e poi gira all'interno, in cui compare la parola Mattarella e anche la foto di Mattarella, non Sergio però, bensì il nipote Bernardo. Monte dei Paschi è pronto a parlare pugliese. Nella difficile trattativa con UniCredit, la Bad Bank sembra diretta verso il medio credito centrale. L'istituto guidato da Bernardo Mattarella potrebbe portarsi a casa gli sportelli del Sud, anche nel collegio di D'Alema, dove si consumò l'operazione Banca 121, e si parla di tutta la vicenda MPS. E scrive tra l'altro la Conti: perché il destino della Bad Bank del Monte porta sempre più dritto verso il medio credito centrale, la banca pubblica del Sud guidata da Bernardo Mattarella, che è pronta a entrare nella data room del Monte per verificare gli attivi destinati a rimanere fuori dal perimetro di interesse di UniCredit. L'interesse di Mediocredito guidato da Mattarella può inoltre essere prezioso per superare le obiezioni che l'antitrust potrebbe muovere al gruppo di Piazza Gaia Aulenti per le sovrapposizioni degli sportelli in alcune aree del paese. MCC potrebbe prendersi gli sportelli del Sud che non ricadono nel perimetro di interesse di UniCredit, in particolare circa 100 filiali sparse tra Sicilia e Puglia. Come pugliese era Banca 121, l'ex banca del Salento, collegio di D'Alema, che venne acquistata a inizio 2000 e strapagata 2.500 miliardi di vecchie lire. E poi la Conti prosegue questa interessantissima rievocazione. Francesco, al di là di come andrà, ma la domanda è: ma nel 2021 il contribuente italiano che cosa ci guadagna dal fatto che sia una banca pubblica a farsi carico della parte, diciamo, più appesantita e patologica e sofferente di MPS? Abbiamo bisogno di questa presenza così pubblica dello Stato nelle banche e con poi, ripeto, il conto al contribuente e inevitabili retropensieri politici sugli interventi in una situazione sì e in un'altra no? Non ce ne abbiamo affatto bisogno, è frutto, è figlia dei tempi in cui viviamo, cioè in cui c'è una forte componente sovranista ancora in Parlamento. Una fotografia scattata tempo fa, nel 2018, con le elezioni politiche e di allora in questo Parlamento, anche se la fotografia nel frattempo è abbastanza sbiadita. E abbiamo, però, figlia di quell'epoca, abbiamo un'intera formazione politica, la più grossa del Parlamento, che non la voleva nemmeno vendere, la MPS la voleva lasciare statale, cioè il Movimento 5 Stelle, ovviamente. Ne abbiamo un'altra invece che è sovranista, a parole ovviamente non si professa, ma che, se vuoi, anche è più perfida, cioè il PD, il quale cerca di, come dire, di diffondere i frutti delle proprie manovre per il paese, per cui abbiamo questo micidiale, questo deal, questo accordo tra Unicredit e il Ministero dell'Economia. Vediamo se vedrà la luce, ma, come dire, la dinamica è proprio questa, cioè tu, Stato, mi dai uno zuccherino, anzi uno zuccherone, i crediti fiscali, the deferred tax assets, e quello che voglio io. E tu, Stato, cioè traduci contribuente, ti Diciamo, tieni le cause legali, che rifilerai alla Fintecna, gli sportelli meridionali, di cui non mi interessa niente, che darai a Bernardo Mattarella, MCC, e avanti così. E tutte le sofferenze, i crediti inesigibili, i frutti di, ovviamente, magheggi politici, criteri amicali applicati agli amici del PD e così dicendo, ecco, quelli invece se li dovrà beccare l'AMCO, che è una sorta di cimitero di crediti che si era occupato storicamente, nasce col Banco di Napoli, oggi si dovrà forse fare carico degli abomini di Monte Paschi. Quindi è una storia triste, una storia triste, una storia. Tra l'altro ci sono altri sviluppi ancora, no? Tipo il destino di Rocca Salimbeni. Rocca Eh certo, Salimbeni, che eh era certo.
direi, quartier generale di un regno e che adesso sarà derubricato a palazzetto di prefettura in una contea di provincia, come dire, anche delle principali. C'è stato per un momento anche l'idea che il sud dovesse essere gestito da Siena. È così, è così. Francesco, ci sei? Ci sono. Oh, fantastico, scusa, avevo perduto la linea. Hai concluso o stavi completando? Concluso. Ah, fantastico. Allora, purtroppo lo scenario che descrivi è tristemente realistico. Sarà contento, come sempre, il contribuente italiano, che peraltro da domani sarà di nuovo destinatario di cartelle. Ci si promette la grande bontà dell'Agenzia delle Entrate, che però, diciamo, il tasto sarà premuto, diciamo, con delicatezza, e sui 60 milioni di cartelle teoricamente in partenza ne partirebbero nei primi 4 mesi soltanto 4. Staremo. Si fa per dire, bene, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. L'invito, se vorrete, è quello di passare in edicola a prendere la verità. Con Francesco Vialetti, che ringrazio una volta di più, ci risentiamo dopo domani mattina, giovedì, e noi invece ci risentiamo alle 7. Grazie Francesco, buonissima giornata. Ciao Daniele, buona giornata a te e ai nostri ascoltatori.